Sì, è finita la preparazione, credo che abbiamo fatto tutto il possibile per arrivare preparati a questo incontro. Ovviamente adesso c'è da giocarlo, sappiamo esattamente cosa fare, sappiamo la strategia, però è una partita di rugby e quindi va giocata, sappiamo quali sono gli ingredienti che dobbiamo mettere in campo per portarla a casa. Insomma, l'obiettivo di questo tour è chiaro. Adesso non ci resta che giocare questa partita. Ovviamente è un test match, sarà un livello diverso rispetto a quello che abbiamo giocato la settimana scorsa. Sarà una partita molto intensa, sarà una partita dove i ritmi di gioco saranno molto elevati, ma insomma, come tutti i test match, non vediamo l'ora di giocarlo. Ormai siamo qui in Giappone da 2 settimane e quindi abbiamo un po' vissuto tutte le variazioni climatiche possibili, dall'umidità alla pioggia, al caldo, al freddo, quindi ci aspettiamo sicuramente una partita, ovviamente, come ho detto, intensa, con condizioni climatiche particolari perché c'è una grande umidità. Abbiamo visto lo stadio, è una struttura ottima anche al coperto, quindi anche in caso di pioggia comunque. Le condizioni saranno buone, ovviamente ci sarà magari il pallone un po' più scivoloso, causa umidità, ma il terreno è fantastico, quindi ripeto, sicuramente una partita molto, molto intensa e molto veloce. L'avversario lo conosciamo perché abbiamo avuto appunto la possibilità di studiarlo in queste settimane, è un avversario che ha grande confidenza, che si conosce alla perfezione perché molti giocatori convocati e che giocheranno sabato sono abituati a giocare insieme con la franchigia giapponese nel Super Rugby, quindi sono abituati a un gioco diverso rispetto magari a quello che giochiamo noi all'emisfero nord, e quindi basato molto sull'intensità, sulla velocità di gioco, ma noi abbiamo le nostre carte, sappiamo cosa dobbiamo mettere in campo e poi appunto è un test match, è una partita di rugby di altissimo livello. Vogliamo portarla a casa, sappiamo che per portarla a casa è importante un'ottima performance sotto tutti gli aspetti e insomma non ci resta che giocarla.